Facciamo solo qualche altro ritocco e poi è finita. E però definisci con il chiaroscuro, perché tranne questa linea qui che la devi azzeccare. Io qui gli ho fatto le labbra troppo fuori. Vabbè, è chiaro il processo, io te lo sto facendo e rifacendo e tutti gli esercizi che hai fatto fin qui sono per prepararti a questo tipo di cosa. Sì, certo, io quello, quindi quelle immagini che tu mi hai mandato, che ho presa questa, quindi saranno oggetto di uno Giocaci. studio, sì, generalizzato su tutto il video di ritratti da parte mia, che ti invierò durante la settimana. Poi sono ben illuminati, sono ben illuminati, quindi non hai problemi di individuare, perché sono ben scandi, l'ho presi apposta, anche un po' scurini, perché così. Poi peraltro tu ti puoi fare il giochino del farlo, ti puoi fare il giochino del farlo molto netto, giusto e appena accennato, no? Ti ricordi? Perché lavorando con programmi, questi programmi fotografici, lo puoi fare sia con, cioè lo schiarisci molto, lo fai giusto e lo scurisci molto e ti danno tre, e poi lo posterizzi anche volendo. Ti ricordi queste cose qui? Sì, la posterizzazione, cioè mi ricordo, sì, era un aiuto per capire un po' esattamente dove stanno le ombre, Ok, sì. Qui dai tritoni, no? con Marcato. programma fotografico, anche solo con coso, come si chiama? Non mi ricordo. Con Canva. Canva, ma quindi sul web con Canva, altrimenti Picasa. con Picasa, questa cosa qui te la puoi fare. Ho capito, sì. Senti, questa sperimentazione, questo modo posso, ovviamente sarebbe interessante usare le varie tecniche, cioè io potrei usare sia con la matita oppure passare a, cioè farne lavorare sull'acquisaggio, A la me capire. mi va bene tutto, cioè questo qui è il processo che puoi usare per dipingere. A Sì, olio lavoreresti così. ecco appunto, questo processo io lo potrei utilizzare anche tenendo in mano un pennello, voglio dire, Sicuramente, sia in pasto che con la tecnica fiamminga. Dipende da te. Prova con la tecnica fiamminga e poi quindi ti fai il brunaccio, la grisaglia e poi casomai ci metti i colori, oppure te lo fai con, come si dice, chiaramente i capelli qui non sono assolutamente, mi stanno infastidendo perché non sono proprio, cioè non sono esplorati i capelli. Sì, vabbè. Scusa, Quindi eh. tecnica fiamminga oppure impasto, così. Oppure a impasto, puoi anche provare. A impasto ti devi fare 1, 2, 3, 4, almeno 5 o 6. Lavora in bianco e nero all'inizio. Fatti 5 o 6 valori, 6 o 7. Cioè, ti fai allora, nero, fai nero, Nero chiaro. bianco, ok? Un primo grigio. Un intermedio. Sì, vengono 9 colori. E usi questi facendo, magari aiutandoti col fatto che stai guardando questo, no? Questo ti fai la tavolozza, quello che Ti fai la tavolozza e poi la metti impostata sulla testa. Aspetta, adesso vediamo se riesco a fare. Difficile che riesco, però vabbè. Ti fai la testa, te la fai questa zona qui, qui ci fai il naso e fai questo. Qui c'hai.
volendo poi aiutandoti con le schematizzazioni di ti direi lì. Allora, a questo punto saprai che qui mi devi mettere, se questo è il nero, devi partire con questo, no? Qui mi metti, anzi, prima ti fai la separazione generica luce ombra, no? E quindi fai un passaggio leggero così. Poi qui ne metterai un po' e qui lo scurisci e qui lo scurisci di nuovo. Vedete, noi per adesso abbiamo lavorato. Forse lavora col fiammingo, ci incasiniamo se no. Per oggi ci fermiamo qui. Ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti. Quindi iscriviti al canale, clicca qui sotto. Vienimi a trovare sui social e vieni a chiacchierare con me su Twitch. Ciao!